Raga, la vedete? Mio Dio, schifosissima! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, si parlerà di skincare. Ho raggruppato tutti i prodotti che ho utilizzato nell'ultimo periodo, che sto utilizzando. Ho utilizzato anche in passato per quando soffrivo di acne, perché per chi mi segue da tanto sa che io in passato ho sofferto di acne. Questo perché è una storia un po' lunga. Ve ne parlo anche nel video di Marc Jacobs, dove proviamo insieme il fondotinta. Ve lo lascio comunque nell'info box, andatelo a vedere. Si vedeva proprio il prima, come ero piena di brufoli, e il dopo, ossia tuttora. Soffro della sindrome dell'ovaio policistico, appunto avendo questa sindrome ai tempi assumevo la pillola anticoncezionale, sempre un problema dirlo per me, e adesso appunto non l'assumo più da 2 anni perché ho introdotto un integratore, Sinopol si chiama, che me l'ha prescritto la ginecologa, e grazie a questo ho superato tutti questi problemi e come vedete adesso sto abbastanza bene, sto meglio diciamo, e adesso oramai sono un mese, 2 mesetti che non lo assumo più. Non è che va assunto sempre, è un integratore, quindi spero che adesso il problema si sia risolto. Le pillole, perché ne ho provate poi di diverse, hanno portato tanti altri problemi come irsutismo, come gonfiori, cellulite, insomma un sacco di cose oltre all'acne che mi facevano stare proprio giù di morale, proprio perché non avendo mai sofferto di questi problemi per me era una cosa nuova, quindi avendoli poi tutti di colpo era stato veramente un duro colpo per me, quindi ora sono molto contenta di essere diciamo guarita e spero continui così la situazione pelle e ormoni, perché per adesso sto bene. Quando stavo male appunto ho utilizzato diversi prodotti, ne ho provati veramente tantissimi, ho cercato di fare diverse skincare per vedere quali andassero bene per il mio tipo di pelle, ma devo dire che solo alcune, pochissime, mi hanno aiutato. Non era un problema solo estetico, cioè nel senso era proprio un problema ormonale, quindi potevo fare qualsiasi cosa sul mio viso, ma se il problema arrivava da dentro e non spariva da dentro, potevo mettere anche le creme più costose di questo mondo, ma non cambiava niente. Quindi quando soffrivo di acne ho provato le creme alla bava di lumaca della Chenique, mi aiutava tantissimo, idratava allo stesso tempo la pelle, perché io ho la pelle secca, cioè nonostante l'acne che ho avuto io avevo la pelle secca, quindi non sapevo se avevo la pelle grassa, mista o secca. Poi ho scoperto di averla secca e andavo a mettere troppi prodotti secchi, che invece mi andavano a far uscire altri problemi. Ho iniziato a utilizzare questi prodotti qua della Chenique, acquistati su YesStyle, tra cui anche questo che è un della Lady Kin Vampire Dark, sarebbe un attivatore riparatore, un siero che va a riparare la pelle soprattutto quando avete delle macchie, quindi va a schiarire quelle macchie, le macchie che possono essere macchie del sole, macchie da cicatrici di appunto acne, e questo mi ha aiutato tantissimo, infatti ce n'è poco. Oltre a questo utilizzavo anche questo scrub della St. Ives, chi mi segue da un bel po' lo sa, anche chi mi segue sul canale Fairland dei vlog l'ha visto che l'ho acquistato a Los Angeles. Ce ne sono tanti di questo brand, tanti tipi, questo qua appunto Blemish Control, quindi fatto apposta per questo tipo di problema. Ed è proprio una crema con dentro tutti questi pallini che vanno a scrabbare, a togliere i residui di pelle morta per far sì che la pelle si rigeneri. Questa è molto buona, ve la straconsiglio, se la trovate provatela perché è veramente ottima. Per un lungo periodo poi, sempre da gennaio fino a quest'estate, ho utilizzato i prodotti di Isenberg, mi sono trovata davvero molto bene. Adesso io non sono pratica dell'inci, queste cose qua, quindi non so dirvi se poi effettivamente queste siano creme dannose per la nostra pelle o meno. Questo qua di Isenberg è il Soin Anti-Stress, è una crema super idratante, sembra proprio un burro. Prima di metterla però utilizzavo questi altri prodotti che sono il siero, l'emulsione Secret Premier Rides, questo qua è senza olio ed è molto buono anche questo, è un siero che andava ad applicare prima della crema, e poi il contorno occhi, perché io non sono un amante di creme e cremine, cioè nel senso mi stufo, però cerco di mettermi d'impegno a utilizzare alcuni prodotti, e utilizzavo anche questo, e lo utilizzo tuttora, il contorno occhi, questo qua sempre di Isenberg, il gel contour. E sembra che avete sopra uno strato di colla vinilica, perché se lo andate a massaggiare poi si fa tutto a pezzettini. Ho notato dei miglioramenti in questa zona, io che ho la pelle molto sottile, posso truccarmi quanto voglio, ma comunque si vedrà sempre l'osso qua sotto, perché è proprio piatta, c'è subito l'osso e si sente. Quindi questa mi ha aiutato a rimpolpare un attimo le zone. Poi ho provato anche le maschere di Glam Glow, adesso ve ne tiro su una a caso, questa qua ad esempio è quella illuminante, che ho avuto il piacere di riceverle tutte, e la mia preferita è quella peel off, che si toglie proprio così, la Gravity mi pare, Gravity Mud si chiama. Anche qui raga, ingredienti inci non ne so, però a me sono piaciute. Mentre per quanto riguarda i prodotti che sto utilizzando adesso, perché non voglio abituare la pelle agli stessi prodotti, quindi ogni diciamo 3-4 settimane cambio, giro i prodotti,
o se proprio non voglio far abituare la pelle troppo spesso agli stessi prodotti, faccio la mattina in un modo e la sera in un altro. Quindi la sera sto utilizzando tutti i prodotti della linea Hello Body, perché mi sono stati gentilmente inviati e appunto li sto usando e mi stanno veramente piacendo. E se vi piacciono comunque prodotti naturali e organici, io ve li straconsiglio, perché a parte il profumo veramente paradisiaco, mi piacciono per questi profumi dolci, sono veramente ottimi, perché sto notando la mia pelle, cioè ho notato veramente un cambiamento positivo, strapositivo della mia pelle. Che cosa uso la sera? Questa è la mia skincare attuale. Allora, la sera io sto utilizzando, dopo che mi strucco, il Coco Fresh, che è appunto Detox Face Cleansing Foam, ed è una mousse che va a detergere il vostro viso con un profumo buonissimo. Sto utilizzando anche questo, che è il Coco Pure Detox Coffee Face Scrub. Questo qua è uno scrub, come vedete, al caffè, quindi al suo interno ci sono questi chicchi, questi granellini, non chicchi perché altrimenti vi scavate la faccia, ci sono proprio delle granelline di caffè che vanno a scrubbare il viso in modo delicatissimo, perché non vanno assolutamente a rovinare la pelle. Dopo lo uso in queste zone perché sto facendo anche la luce pulsata, quindi questo scrub è perfetto perché mi sta proprio aiutando. E poi prima di andare a dormire utilizzo lei, la Coco Soft, che è il Detox Night Face Lotion, ed è proprio una crema super super corposa per la notte. Quando faccio le maschere adesso sto utilizzando questa, perché vi ho detto che sto utilizzando tutto di questa linea giusto per provarli, mi stanno piacendo tanto. Questo qua è Coco Clear Mud Detox Mask, e ce n'è tantissima, cioè guardate, io l'ho utilizzata già 3 volte e ce n'è un botto. Questa qua ne va veramente poca sul viso, poi si va a seccare, la tenete 15 minuti, quando si è seccata tutta l'andate a lavare via e appunto poi procedo con la mia crema, che è questa qua. In più ci tenevo a dirvi che sul sito di Hello Body, se acquistate Coco Pure, Coco Fresh, Coco Clear e Coco Soft come set, con il codice sconto GLORIASET avrete il 25% di sconto sul set. Ci tengo a dire che da questa cosa io non ci guadagno niente, è appunto un codice sconto che fanno apposta per voi, per farvi risparmiare qualche soldino, mentre il codice sconto GLORIAFER20 del 20% è sempre attivo, quindi potete utilizzarlo ogni volta che volete, quindi quello è sempre attivo. Una cosa che voglio aggiungere per questa crema Coco Soft è che la mattina, a differenza delle altre creme, vi svegliate e non avete la faccia appiccicosa o lucida, ma è bella idratata. Voglio farvi capire che mi piacciono veramente tanto questi prodotti, perché so che quando vedete magari sponsorizzazioni o cose, la gente pensa subito male, oh mio Dio, non li stai usando. No, ragazzi, vedete la mia pelle, vedete i miei problemi, i problemi che ho avuto, e adesso se utilizzo questi prodotti, cioè non è che vado a utilizzare prodotti occhi chiusi, semplicemente ho un occhio di riguardo nei miei confronti, proprio perché ci devo convivere io con me stessa per tutta la vita, quindi non vado ad utilizzare un prodotto che mi fa del male, e sicuramente non ve lo consiglio se a me non è piaciuto. Poi invece la mattina sto utilizzando questi due, che sono Leg Mousse Pack e Leg Mousse Soap. Sono entrambi mousse e aiutano la mia pelle a detergersi ancora di più la mattina. Per struccarmi invece ho provato altri prodotti in passato, che sono ad esempio questo qua della Tony Moly, Panda's Dream Sherbet Cleanser, mi pare sia Tony Moly, esatto. È veramente ottimo, ve lo straconsiglio questo, perché vi strucca a fondo tutto il make up. È un burro che diventa olio e vi va a sciogliere tutto il make up, anche quello più resistente, e non dà fastidio agli occhi. Infatti ho sempre avuto paura dei burri, degli oli, perché se mi vanno negli occhi ho paura che fanno male. Invece questo qua è perfetto, perché lo andate proprio a massaggiare sugli occhi, ovviamente non è che ve lo dovete infilare dentro nei bulbi oculari, però fate attenzione a massaggiare, ed è molto delicato, perché non andate a utilizzare salviette o dischetti di cotone che strofinano la pelle, soprattutto in questa zona che è molto molto delicata. Con questo andate semplicemente a massaggiare con le dita, quindi è un olio che allo stesso tempo vi idrata anche la pelle e poi lo sciacquate via con l'acqua. Identica cosa faccio anche con questo, che è pressoché simile. Questo qua è il Cleansing Balm di NYX, un burro che diventa olio, lo andate a massaggiare, vi strucca praticamente tutto e poi lo lavate via. A differenza di questo, questo si lava via bene, sembra fatto proprio apposta, perché una volta che ha contatto con l'acqua non rimane olioso sulla pelle, mentre questo rimane olioso. Quindi spero di aver detto tutto, perché questi sono i prodotti che ho utilizzato e che sto utilizzando tuttora, e spero che questo video vi sia tornato utile. Se avete qualche domanda fatelo nei commenti qua sotto, sapete che vi leggo tutte, anche se non rispondo mai a tutte perché siete in tantissime, però vi leggo, e se avete qualche domanda proprio cerco di rispondervi. Vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video, e niente, grazie di tutto, ciao.